Ciao a tutti, oggi prepareremo la schiacciata ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina di tipo manidoba, strutto, acqua, latte, sale, zucchero e lievito di birra. Per il ripieno, origano, passata di pomodoro a pezzi, salumi vari, mozzarella, olio, sale, pepe, semi di sesamo e un tuorlo per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, il lievito, lo zucchero. Riazioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo lo strutto. Riazioniamo il bimby per 2 minuti. A velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 0. La farina manitoba e il sale. E facciamo impastare per 5 minuti. A velocità spiga. Aggiungiamo l'impasto in una ciotola unta ad olio, copriamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare dentro il forno spento per almeno un'ora. Trascorso un'ora abbiamo ripreso il nostro impasto, adesso lo divideremo in due parti non uguali, una un po' più grande e una un po' più piccola. Iniziamo a stendere l'impasto un po' più grande in un piano di lavoro che infariniamo. Dopo aver steso il primo impasto, posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver trasferito l'impasto in una teglia, l'abbiamo bucherellato con una forchetta. Adesso andremo a farcire con i salumi. Mettiamo il pomodoro che abbiamo condito con olio, sale, pepe e origano. Mi raccomando, deve essere ben sgocciolato. E infine mettiamo la mozzarella. Dopo aver farcito il nostro impasto, adesso mettiamolo da parte e prendiamo il resto dell'impasto. Infariniamo al solito il piano di lavoro. Una volta stesa, trasferiamolo sull'impasto farcito. Chiudiamo bene i bordi e adesso spennelleremo tutta la superficie con un tuorlo d'uovo. Polverizzare con i semi di sesamo. Adesso facciamola lievitare per altri 30 minuti in forno spento. Trascorsi 30 minuti, adesso cuociamo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La schiacciata ripiena è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Schiacciata ripiena. Grazie e alla prossima ricetta.